Ancora un successo per il mercatino di Biauta Gambe, la Sagra d'Autunno e il mercato in Piazza del Burro, organizzati dalla Proloco di Rivarolo. Sì, il tradizionale appuntamento autunnale, quest'anno accompagnato dal bel tempo, una folta partecipazione al mercatino, abbiamo riempito praticamente tutti gli spazi che avevamo delimitati con i produttori, con le creazioni artistiche, con l'antiquariato minore. Poi la sagra nostra d'autunno, oggi a pranzo abbiamo finito la polenta con lo spezzatino, quindi quello vuol dire che è molto apprezzata, da mangiare a casa, e adesso con frittelle, vin brulé, castagne, caldarroste, direi che poi si vede quanta gente c'è, siamo molto molto soddisfatti per questa uscita. È un appuntamento tradizionale, ormai c'è da tantissimi anni e non delude mai. Veramente, questa deve essere la 73esima edizione del mercatino, compreso quello che c'è in primavera chiaramente, quindi vuol dire che è da tantissimi anni, è molto apprezzato dai rivarolesi, ma anche non dai rivarolesi, perché arrivano da molto lontano, sia ad esporre gli hobbisti che anche le persone a fare la passeggiata e a gustare le nostre frittelle di mele, che sono molto buone. A dire di tutti, ecco, così. Prossimi eventi in programma? Beh, prossimi eventi in programma, Natale si avvicina, quindi a dicembre villaggio di Babbo Natale in piazza Litisetto, dietro al comune con la casetta, vi aspetta Babbo Natale, soprattutto mi rivolgo ai più piccoli, possono portare la loro letterina. Iniziamo l'8 dicembre, la ripeteremo l'11 dicembre e domenica 18 dicembre. Saremo presenti anche con delle belle novità quest'anno, quindi non mancate, venite a trovarci, e ci sarà la visita di Babbo Natale che accoglierà tutti i bambini e anche gli adulti, voglio dire. Da 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 da